Bravo. Bene. Bene, ma devo dire che ha superato ogni mia immaginazione e aspettativa. Ero stato sul castello in passato e, come dire, ne avevo un ricordo sicuramente di un certo abbandono, di una certa trascuratezza. E mentre ha completamente cambiato faccia, e come ho detto prima in un'intervista, non è cambiato grazie all'impiego delle risorse economiche, perché è stato fatto un lavoro assolutamente in economia, ma grazie al cuore, alle mani dei nostri operai, del nostro ingegnere, delle ditte che hanno lavorato con noi, e veramente grazie, perché stiamo dimostrando che Cava può cambiare, non perché ci siano tante risorse da spendere, perché penso che forse questa amministrazione sarà una di quelle che avrà meno soldi da spendere e il futuro è ancora più, come dire, triste, greve di quanto possiamo forse immaginare, ma grazie al cuore di Cavesi. Dobbiamo tutti insieme riappropriarci del nostro destino, sapere che la città appartiene a tutti e che ciò che si fa per la città è fatto per noi stessi e per i nostri figli. Mi auguro che tanti cittadini potranno vedere questo castello, venire qui ad adorare il Santissimo, come ci dirà Don Rosario, e vivere, come dire, dal castello che ci ha protetto tante volte in passato, bene la vita di oggi. Un ringraziamento particolare va a Don Rosario. Devo dire che l'idea, in vista anche della festa del Colle di Sant'Agiutore, chiamiamolo così, che è il suo vero nome, l'iniziativa di chiedere un recupero della cappella è venuta da lui. Era una cappella con la quale era usata come deposito sostanzialmente, oggi viene restituita al culto ma direi alla città, perché, come dire, la religiosità è una parte della vita di tutti noi, dei cittadini, e quindi è restituita alla città. E, come dire, i nostri uffici invece hanno giocato al rialzo, e cioè non solo hanno risistemato la cappella, ma veramente hanno fatto un intervento mirabile insieme con tutti coloro che hanno lavorato. Sono orgoglioso di tutti voi e vi ringrazio. La parola dopo sta. Sull'articolo ho scritto un piccolo articolo su Fermento, mi hanno chiesto di scrivere un po' sulla festa di Sant'Agiutore. Sapete, è stata mirabile, soprattutto in quella giornata al comune, che ha visto Sant'Agiutore entrare nella casa di tutti i cavesi, e ho scritto: ringrazio di cuore il sindaco, l'amministrazione comunale, perché mentre sto scrivendo ci stiamo preparando a riaprire al culto questa cappella nella maniera più piena, nella maniera più bella. Qui è stata celebrata la messa anche negli anni precedenti, no? Ma riaprirla in modo decoroso, bella, così ariosa, luminosa, è qualcosa che tocca il cuore. Entrando in questa cappella in questi giorni, ma soprattutto stamattina, è come entrare nella culla della cristianità cavese. Idealmente qui sopra è morto Sant'Agiutore, in una delle grotte di questo colle, no? Che poi prende il nome di Colle Sant'Agiutore. Castello Sant'Agiutore è dedicato a lui, perché storicamente si dice che i Longobardi trafugarono le ossa di Sant'Agiutore e se le portarono a Benevento, e come omaggio diedero il nome a questa fortezza che venne costruita nel loro tempo, se non sbaglio VIII secolo, siamo lì. Quindi, oltre al recupero storico, ecco, il recupero dei bastioni, i merli, la vera diciamo geometria di questo castello, c'è oggi un recupero fondamentale. Si inizia da quello che è il cuore, per noi credenti, il cuore della
della vita di un popolo, e c'è la fede. La fede. E questo luogo è particolarmente caro a tutti i calesi. E perché qua sopra, diciamo, Sant'Adiutore ha fondato, diciamo così, ha fondato quella che poi sarebbe stata Cava, i marcinesi che vennero qui a rifugiarsi perché i Longobardi li perseguitavano, si rifugiarono qui. Possiamo dire che da quel famoso V secolo inizia la formazione di quella che poi sarà Cava dei Tirreni negli anni suoi. Ebbene, ma su questo colle, particolarmente caro ai cavesi, c'è una benedizione eucaristica del 1656, una benedizione che allora i cavesi lessero come una benedizione provvidenziale, perché la peste di lì a poco terminò. E quindi venire qua sopra e venire a lodare, veramente ringraziare il Signore per i suoi benefici che continuamente dà a chi ha fede, a chi apre il cuore con fede. Quindi ogni mattina io vado al comune e ci riuniamo insieme con i dipendenti che fanno una corsa la mattina, dico un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria a Padre, e a leggere il Vangelo. Sono 5 minuti di preghiera. Vi posso dire qualcosa di meraviglioso, di stupendo. Non togliamo nulla al lavoro, come qualcuno potrebbe pensare, no? Non togliamo nulla al lavoro, ma è un momento di preghiera. Cioè, noi credenti vogliamo affidare la giornata, il lavoro, le istituzioni, vogliamo affidarli alla protezione del Signore. E vi posso assicurare che non sono zuccherino. È serio, il fatto è serio. Ebbene, io prego con voi, il gruppo storico che ogni mattina si incontra sta qua. Io sono con lei. Quello che vuole il Signore lo fa il Signore, nessuno si può mettere contro, ma basta avere un po' di fede. Proprio stamattina il Vangelo dice: sposterete le montagne. Da una delle prime indicazioni politiche che l'amministrazione ha dato agli uffici, i quali con una spesa minima, economia di poco superiore ai 12.000 euro, hanno veramente fatto dei miracoli. Evidentemente la passione, la voglia di fare bene per la città è riuscita a trasformare molto di più di quanto il potere dei soldi possa fare. Anzi, invito veramente tutti i cittadini a visitare il castello. È stato recuperato alla città, oggi è patrimonio di tutti, inaugureremo la cappella di Sant'Adiutore e dunque sarà un luogo di preghiera, un luogo di vita, un luogo in cui ci saranno manifestazioni culturali, folcloristiche, teatrali, insomma un luogo della città recuperato alla città. È un mezzo miracolo, veramente io sono molto grato al Signore e al Santo Patrono Adiutore, che certamente ha voluto che di qui si pronunci di noi il suo nome, l'evangelizzatore dei cavesi, di queste terre, padre nella fede dei cavesi, quindi qualcosa di meraviglioso, di stupendo. Monte Castello, Monte Sant'Adiutore, vuol dire l'Eucaristia. Quindi è caro questo luogo a tutti i cavesi, perché qui nel famoso 1656 ci fu la benedizione del parroco dell'Annunziata che, ecco, di lì a poco fece cessare la famosa peste che diedette tante vittime qui nella valle. Quindi Sant'Adiutore e la Santissima Eucaristia, e mi permettete di dire la Vergine Maria. Non manca la Vergine Maria, ecco qui la cappellina, porta impresso Ave Maria, e lei, la Madonna Immacolata che troneggia in questa cappella insieme con Sant'Adiutore, che vogliono rinnovare ancora una volta oggi, vogliono rinnovare la loro intercessione presso la Santissima Trinità, perché Cava veramente cresca sempre più nella fede eucaristica, nella santità di vita. Quindi una preghiera particolare per l'amministrazione, per il sindaco e per tutti coloro che hanno dato il meglio di sé per questo primo recupero di questa struttura così caratteristica.